Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati sulla Sky Odyssey. Allora ragazzi, rispetto all'ultima volta, come potete vedere, io ho risistemato completamente il mio ore miner e ho fatto anche l'upgrade all'ultimo livello, al tier 6, anche dei nostri pannelli solari. L'unica cosa è che non sapevo che ci fosse anche una quest legata a quello e quindi purtroppo non ve l'ho fatta vedere, me ne scuso ragazzi, però. Comunque, guardate qui, adesso è un bel po' di tempo che mi sto dedicando alla produzione di questi pannelli, ma finalmente ce l'abbiamo. Abbiamo un solar array completo di tier 6 con i pannelli solari di tier 6. Questo dovrebbe produrre davvero una grandissima quantità di energia. Naturalmente è di nuovo collegato all'ore miner che tra l'altro ho potenziato con tutti questi speed modifier. Non li ho mai fatti, non li ho mai utilizzati i modifier, quindi mi sembrava duopo, adesso che avevamo finalmente la struttura di livello massimo, andarli a fare per potenziarne la produzione. Da quello che ho visto sulla wiki, purtroppo l'unico che potrei utilizzare sui solar array in realtà è il piezo, che servirebbe per farli lavorare sia che ci sia il sole, che ci sia la pioggia, insomma, trascurerebbe le condizioni atmosferiche, ma dato che in questo pack non ci sono le condizioni atmosferiche, mi sembra abbastanza inutile andarlo a fare. Ora, già che ci siamo, fatemi dare un'occhiata perché sono curioso. Di qua non mi dice quanta energia sto producendo. Questo naturalmente sta continuando a lavorare. Forse i conduit non sono abbastanza veloci anche se gli ho messo gli speed upgrade per recuperare tutto quello che produciamo, però vabbè, sta funzionando alla grande. Come vedete ho anche cambiato completamente la mia piattaforma perché visto com'è configurata appunto il tier 6 con questa sorta di incavo, con questa sorta di scavo, mi sembrava più carino andarlo a incassare così. Questo ha voluto dire però che ho dovuto completamente smantellare la piattaforma che avevo fatto e rifarla nuova. Piano piano farò la stessa cosa anche con gli altri due miner. Non lo faremo adesso perché chiaramente per poterli fare mi serviranno un sacco di structure frame tier 6 e per farli mi servirà un sacco di Ethereum. E quindi per il momento conviene che mettiamo a lavorare semplicemente l'ore miner per poter ottenere appunto una valanga di questi cristalli. Detto questo, ragazzi, io ho lasciato comunque la mia farm di Inferium lavorare. Infatti ho consumato completamente un'altra OE, alla fine ho visto è quella che in realtà ha la durabilità più elevata, non è quella che facevo sempre, ma è questa qui di ossidiana che ha 8000 di durabilità e quindi mi garantisce un bel po' di lavoro. E qui come potete vedere abbiamo altri 418 stack di Inferium. Considerate che io ne ho già levati una valanga e li ho già portati dentro il mio crafter laggiù. Quindi in realtà sarebbero forse sicuramente più di 600 stack. E infatti qui abbiamo di nuovo 13 Insanium Essence. Queste saranno fondamentali per poter completare la quest che avevamo già visto l'altra volta che non avevo fatto, quella per fare il Crafting Seed Tier 6, ma che adesso finalmente possiamo andarci a fare. Quindi eccola qua, il Crafting Seed si faceva in questo modo qui, quindi serve il Tier 5 e poi semplicemente 4 essenze. Quindi è molto molto semplice da fare alla fine e quindi lo possiamo fare subito. Voilà, mettiamo 4 di queste, scriviamo Tier, dovrei riuscire a trovare i semini abbastanza in fretta. Eccoli qua. Oh, fantastico, così quella quest ce la siamo tolta. In più, se non sbaglio, ah, tra l'altro questo non ha un valore di MC. Ah, interessante, però se non sbaglio, perché avevo già guardato i vari semi che ci chiedono le quest per essere completate, dovremmo poterci fare con il tier 6 il seme di Nether Star. Quindi facciamo subito anche questo. Meraviglioso, ok. E così abbiamo completato un altro paio di quest. Le altre quest, in realtà, dei semini che dobbiamo completare, ci chiedono l'Iridium Seed, l'Enderium Seed e il Draconium Seed. Oddio, quello del Draconium in realtà lo potrei già fare, e forse anche questi non sono così lontani dal completamento. Potrei anche mettermi a farli subito. Qui intanto c'era la quest, come vi dicevo, del Solar Array Controller di livello 6 che possiamo anche claimare. E poi, ragazzi. Mentre facevo tutte queste operazioni con il Solar Array, mi sono reso conto che guardate in alto il numerino dei nostri MC, è veramente spaventoso. Questo Bonsai Pot livello finale ha una produttività spaventosa. E tra l'altro, grazie a questa produttività spaventosa, possiamo andarci a fare, credo, non vorrei dirlo troppo in fretta, ma credo proprio
che possiamo farci la Final Star e quindi completare la prima quest, perché la Final Star, se non sbaglio, si faceva con 8 di questi. No, scusate, con 8 di questi e io ne posso fare 9. Oh, fantastico. E in mezzo, se non ricordo male, ci va semplicemente una Nether Star. Dimmi che ricordo bene. Ricordo malissimo. Ok, devo andarla a cercare la nostra Final Star. Ah, ok, serviva l'uovo di drago. Vabbè, quindi ce l'abbiamo. Fantastico, eccola qua. Questa ha un valore veramente assurdo, ragazzi. E soprattutto è una delle quest finali del nostro pacchetto. Quindi finalmente abbiamo completato una di queste quest assurde, perché sono veramente molto molto esose. Possiamo claimare la nostra ricompensa, un po' di monete, ma soprattutto questo Chicken Trophy, che servirà appunto per andare a costruire il portale per accedere alla dimensione X. Ora, questo è preziosissimo naturalmente, e quindi per il momento lo andrei a piazzare qua dentro. Non ho ancora fatto nulla per la questione dello storing, alla fine credo proprio che farò, come vi avevo già detto, l'Applied Energistic, ma sto ancora ragionandoci un po' su per come impostare il controller, perché mi piacerebbe fare una cosa molto carina, ma non so se farla qua, se farla sopra, se farla sotto, ci devo ragionare ancora un pochino su. Detto questo, ragazzi, quello che vorrei fare con voi oggi è andare avanti con la Industrial Craft che avevamo iniziato la volta scorsa. La volta scorsa, con tutte le cose che c'erano da fare, ho fatto veramente un mischione, sono saltato da una parte all'altra, ho fatto mille mod, però mi piacerebbe invece questa volta cercare di dedicarmi un pochino di più a questa mod nello specifico. Quindi andiamo di nuovo a vedere le nostre quest della Industrial Craft, perché sicuramente ci sono degli altri macchinari che dobbiamo andare a craftare. Ecco, qui ci sono questo Fluid Solid Canning Machine, questo Metal Former e questo Recycler. In più dovrebbero esserci anche queste, ma le vediamo successivamente. Mi è stato dato da Malcoitrek, che ringrazio sempre tantissimo per la fedeltà con cui mi segue per i consigli, che per smontare questi macchinari senza romperli dobbiamo utilizzare una wrench specifica. Quindi andiamo a vedere se riesco a trovarla, della Industrial Craft. Ah, interessante, ci sono anche tutti gli strumenti elettrici. Quindi abbiamo un mining drill, abbiamo un electric hoe, carine. Ah, forse è questa la wrench. Ok, come si fa? Oh, ma è facilissima, semplicemente di bronzo. Ok, la prendiamo e adesso proviamo a staccare il macerator. Ok, sì, tasto destro e stacchiamo il macchinario. Ok, facilissimo. Così almeno possiamo spostare queste cose in una zona un pochino più tranquilla, perché in effetti qua in mezzo c'è già troppo casino. Vedo che però a quanto pare con i nostri cavi non funziona, quindi per questi possiamo tranquillamente usare la nostra staffa del potere. Ok, ora dove andiamo a farla questa nostra piccola isola della Industrial Craft? Io l'andrei a fare qua, se non fosse che c'è il nostro Nether Star Generator che continua a produrre e che quindi è veramente tossico e nocivo per me. Ok ragazzi, ho reimpostato qui i macchinari, ho bloccato la produzione del nostro Nether Star Generator, tanto al momento non dovrebbe essermi di granché utilità, e quindi possiamo tranquillamente testare i nostri macchinari in una situazione un pochino più tranquilla e serena, senza continuamente essere widerati. Quindi andiamo a vedere di nuovo la nostra Industrial Craft e andiamo a vedere i vari macchinari che ci chiedono le quest. Ci sono veramente una marea di macchinari intanto, come potete vedere, ragazzi. Tra l'altro non so se esiste una guida di questa mod, dovrei vedere se riesco a trovare un libro. Però forse quello che mi converrebbe fare, è un po' che ci stavo pensando, ragazzi, ma non l'ho mai fatto. Ho visto che qui nel nostro shop ha un costo veramente modico, 50 monete. C'è questo Akashic Tome che ha caricato al suo interno praticamente tutti i manuali base di tutte le mod. E quindi secondo me vale la pena comprarlo. Ha un costo veramente ridicolo. E qui, vedete, ci sono tutti i manuali. Mi aspettavo ce ne fossero addirittura di più, però abbiamo l'Actual Edition, la Blood Magic, la Botania, qui non c'è niente, una Cooking for Blockhead, la Draconic Evolution, RF Tools, di nuovo Industrial Foregoing, Immersive Engineering, Extra Utilities, Thermal Foundation, Valkyrie Lab, che non so cosa sia, XNet e basta. Ok, però il problema è che quindi sono soltanto questi. Speravo ci fosse quindi un manuale della Industrial Craft, ma non c'è. Canning Machine... Ecco qua, ne abbiamo addirittura due.
però quello che mi interessa a me per la quest è questo qui. Lo possiamo in teoria già fare, ma mi servono questi tin metal casing che non hanno un valore DMC che avevamo fatto l'altra volta. Forse li ho messi dentro l'Applied Energy Stick? Non mi ricordo, devo andare a controllare. A questo punto potrei anche farlo qua il crafting. Ok, sì, vi confermo ragazzi che li avevo messi qua dentro. L'unica cosa è che non ho i circuiti e non ho il Basic Machine Casing qua dentro, quindi a questo punto vado a prendermi direttamente queste tin plate. Ecco qua, ne ho giusto 8, quindi le ho praticamente finite, e ci facciamo qua il crafting. Ok, e questo ce l'abbiamo. L'altro macchinario era il recycler, si fa in questo modo qui. Ah, vuole il compressor però per funzionare, quindi prima di tutto devo fare di nuovo un compressor, non è un problema, lo facciamo al volo, e poi ci facciamo il recycler. Ok, e anche questo è fatto. Il terzo, l'ultimo di quei macchinari, era il Metal Former, se ricordo bene il nome. Scrivendo solo metal esce una marea di roba, però vediamo un po', eccolo qua. Ah, vuole dei toolbox, che non so come si facciano, e questi coil. Vediamo quindi i toolbox. Ok, servono questi bronzy tin casing, che dobbiamo farci quindi. Invece per fare questi coil servono i copper cable, e quindi devo farmi anche questi, a meno che non abbia dei copper cable già qua dentro. Ok, no, non li ho. Quindi devo produrre un po' di materiali, ragazzi. Allora, facciamoci un po' di questi, direi che un paio di stack per il momento dovrebbero essere più che sufficienti, e quindi possiamo andarci a fare i nostri coil. Facciamone un po' perché non hanno un valore DMC, facciamone 8 intanto perché probabilmente mi serviranno ancora. Invece andiamo a vedere, per fare le nostre plate di bronzo, sono queste qua, i nostri bronzy tin casing si fanno esatto come immaginavo utilizzando il Forgehammer, quindi dovrei poterle già fare. Ok, anche di queste, madonna, mi è scappato il dito, ne ho fatte due stack, direi che sono più che sufficienti, e quindi possiamo andarci a fare i nostri toolbox. Eccoli qua, me ne servivano due di questi, li abbiamo, e quindi abbiamo tutto il necessario anche per fare il nostro Metal Former, se riesco a scrivere il nome correttamente. Ok, e ce l'abbiamo. No, non ce l'abbiamo perché glielo devo mettere io a mano. Ok, eccolo qua ragazzi. Fantastico, quindi abbiamo questi tre nuovi macchinari che non conosco e che quindi adesso andremo a scoprire. Mi prendo per poterli far funzionare un po' di cavi di rame. E tre. Ok. Ora, vediamo un po'. Che interfaccia complicata, ragazzi. Va bene, molto molto interessante. Bisognerà capire un po' che cosa serve per far funzionare questa roba. Vediamo il Metal Former, anche questo così a una prima occhiata non mi fa capire un granché, e il Recycler altrettanto. Qua se clicco mi fa vedere le recipe. Ok. Ah, quindi tutto quello che buttiamo dentro il recycler, indipendentemente da quale sia la sua natura, viene trasformato in scrap, che credo sia una sorta di carburante da quello che mi pare di capire, visto che mi dà dei dettagli di fuel. Va bene. Quindi vediamo la stessa cosa di qua, Metal Former, c'è un modo per vedere le ricette? Sì. Ok, vedete, se io metto questo tin item casing all'interno viene lavorato e diventa una lattina di tin. Stessa cosa se metto un iron plate, diventa una fuel rod. E poi queste sono le varie ricette che possiamo fare. Oh, ecco come si fanno le fangs di iron. Non che mi servissero particolarmente, ma visto che ne avevo trovate, almeno so adesso come posso riprodurle. Tutti questi oggetti tra l'altro non hanno un valore DMC, quindi è molto importante tenere sott'occhio questo macchinario. Invece da ultimo vediamo questo, se mi riesco a trovare da qualche parte le ricette. Ok, ecco qua servono le fuel rod che abbiamo visto un attimo fa come si facevano. Dentro questi serbatoi sembrerebbe non andarci niente, mi sembra strana sta cosa, però mettendo dell'enriched uranium nuclear fuel, ok, mi riempie semplicemente la rod. Quindi, aspettate, qua invece possiamo fare una tin can piena di patate. Ah, un po' come le tin can della Galacticraft che ci danno il cibo, il sostentamento da buoni astronauti, anche per la Industrial Craft c'è una cosa simile. Ok, interessante. E questo lo possiamo fare grazie a questo macchinario qua. Va bene, non c'è altro a quanto pare, quindi o riempiamo queste rod con l'uranio o con questo MOX Nuclear Fuel, oppure semplicemente mettiamo il cibo in lattina.
interessanti. Intanto andiamo a claimare anche le nostre ricompense, prendiamoci tutti i loro bei soldini, ok, e andiamo a vedere invece questi altri macchinari qua a questo punto. Visto che per il momento questi non ho necessità di usarli, intanto andiamo a costruire gli altri. Quindi Matter Fabricator, Pattern Storage, Replicator e Scanner. Ok, vediamo se riusciamo a craftare anche questi altri macchinari. Quindi innanzitutto Scanner, visto che è il più facile da ricordare. Vedo già un sacco di roba che non conosco. Electric Motor, Luminator, quindi immagino, a parte che questo impazzisce tutte le volte, vediamo come si fanno questi componenti. Electric Motor, ok, si fa partendo da roba che abbiamo, quindi non dovrebbe essere un problema. L'unica cosa che ho finito questi tin casing, quindi prima di tutto andiamo a farci un po' di questi. Ok, facciamone anche di questi un po' di stack, giusto perché sicuramente mi serviranno. E quindi iniziamo, qua impazzisce come sempre, ma iniziamo a farci un po' di questi motori. Facciamone un paio e siamo a posto. Invece per il Luminator si fa in questo modo qui. Abbiamo già praticamente tutto tranne il cavo, che mi sembra di aver visto che non è di copper, e queste due plate qua, che però non ha preso perché vuole questi iron casing. Ok, quindi prima di tutto facciamoci questi, anche di questi ne farei un bel po'. Invece il tin cable si faceva sempre partendo dalla plate con le forbici. Ok, e quindi ragazzi, non vorrei dirlo troppo in fretta, ma abbiamo tutto anche per fare questo affare qua. Me ne dà addirittura 8, chissà se funzionano come lampade questi cosi, tra l'altro, visto che hanno questa estetica. L'altra cosa invece che qui vedo che mi manca è questo reinforced glass, che si fa in questo modo qui, e servono questi advanced alloy. Advanced alloy che avevamo visto l'altra volta si facevano nel compressor partendo da questo mixed metal ingot, che dovrei già avere perché ha un valore di MC almeno questo. Quindi veniamo nel nostro compressor, glieli facciamo compressare. Ah giusto, adesso sono senza energia, quindi prendo anche un po' di coal, così diamo energia al nostro sistema. Voilà, questo sta funzionando, per fortuna viaggia anche abbastanza rapidamente, però diamogli anche una bottarella di velocità, così facciamo sicuramente prima, tanto me ne servono giusto due di queste. Ah, ma avevano un valore di MC, ma che cavolo, vabbè. Lasciamolo comunque lavorare, ormai abbiamo messo le cose a fare, quindi pazienza. E andiamo a farci, abbiamo detto, questo reinforced glass. Questo affare non funziona mai come si deve. Ok, ce l'abbiamo. E quindi ragazzi, abbiamo tutto. Ora naturalmente lui le cose non me le mette nel posto giusto, ma rimedio io a mano. Allora, cosa mancava qua giù? Mi pare semplicemente un casing. Eccolo qua, il casing. Non era quello che voleva. Ah, vuole un advanced machine casing. Interessante. L'advanced vi ricordo che non aveva un valore di MC. Non so se l'ho messo qua dentro o se l'abbiamo già usato. Quindi, advanced. Ok, sì, ce l'abbiamo. E quindi adesso possiamo completare anche questo. E lo scanner ce l'abbiamo. Con tutti i passaggi che ho fatto non mi ricordo più il nome degli altri macchinari che ci chiedevano le quest, quindi fatemi andare a dare un'occhiata. Il Replicator, ok, quindi vediamo questo se riusciamo a farlo o se anche questo è complicato. Decisamente complicato. Vedo che ci sono una marea di cose che non ho e quindi wow. Allora, questa Reinforced Stone innanzitutto come la faccio? Non ha un crafting da quello che mi sembra di capire, quindi potrebbe essere un problema. Questo l'abbiamo già fatto, questi invece sono dei teleporter che si fanno la peppa anche loro con una roba abbastanza complicata. Frequency Transmitter, Glass Fiber Cable e un Advanced Machine Casing ciascuno. Mamma mia! Ok ragazzi, inizia a diventare complicata la questione. Vediamo di farci un po' di questi advanced, se possiamo. Non credo di poterli fare in realtà, perché mi mancano tutta una serie di cose che si fanno qua dentro, se ricordo bene. Allora, a questo punto togliamo questa roba da qua, visto che ha un valore di MC. È inutile che io continui a fare questi quando ci sono degli altri oggetti molto molto più importanti al momento da fare.
Ah, ma 4 li avevo già. Ok, allora forse ce la facciamo anche senza bisogno di andare al macchinario. Quindi facciamo un po' advanced, vediamo un po'. Forse riesco a craftarlo direttamente qua dentro. No, però tutte queste cose hanno un valore di MC. Quindi se io le prendo e le metto qua dentro, dovremmo risolvere il nostro problema. Ok ragazzi, ho messo tutto dentro il mio link, quindi in teoria se adesso vado di nuovo a fare l'advanced dovrei riuscire a craftarlo istantaneamente. Ok, eccolo qua. Ne possiamo addirittura fare due, però a questo punto ho finito l'unico oggetto che purtroppo un valore di MC non ce l'aveva. Ok, quindi abbiamo uno stack di questi, li possiamo combinare, otteniamo 32 di questi carbon mesh. Quindi vado nel compressore. E così riusciamo a farci quello che mi serve. Procedimento un pochino lento, ma vediamo di dargli un'accelerata. Ok, abbiamo tutto quello che ci serve in teoria. Quindi lasciamolo lavorare intanto, con queste qua veniamo a completare il nostro advanced. Ok, e ne abbiamo tre. Ne abbiamo tre perché per fare quel macchinario vi ricordo che ci servivano tre di questi teleporter che si fanno in questo modo qua. Però devo fare prima di tutto questo frequency transmitter. Ah, che è una passeggiata da fare, quindi lo facciamo, lo posso anche mettere dentro, tanto non ce l'ha un valore di MC. Ah, ne devo fare giustamente tre però di questi cosi, perché sono tre i blocchi che me lo chiedono, quindi ne faccio tre, li butto dentro. E poi mi servivano queste glass fiber cable che si fanno in questo modo qua, Energium Dust, Pulverized Silver. Ok, la Pulverized Silver non credo sia un problema, ma questo Energium Dust che cos'è? Polvere di diamante più redstone. Ok, e la polvere di diamante ho visto, ecco, questa qui della Industrial Craft un valore di MC ce l'ha. Solo che per farla posso, sì, posso semplicemente crashare i diamanti. Va bene, vediamo di farlo subito allora. Diamogli una botta di velocità, se no qua ci stiamo fino a domani. Ok, gliela facciamo imparare. E quindi in teoria per fare il nostro Energium dovremmo avere già tutto il necessario. Anche se lui non ha un valore di MC, oddio, mi è scappato il dito, non mi sono accorto che me ne faceva così tanto. Va bene, non è un problema. Possiamo in teoria farci i nostri cavi di vetro? No, perché, ah giusto, il pulverized silver non ce l'ho. Però questo non dovrebbe essere così problematico, perché basta che prendo del silver, prendiamone un poco e lo andiamo a passare in un pulverizer. Questo cos'è? Un compactor? Questo è un pulverizer, no, il pulverizer è questo qua sopra. Ok, ora non vorrei dirlo troppo in fretta, ma possiamo finalmente farci, eccoli qui, i nostri glass fiber cable. Me ne dà 6 ogni crafting, visto che non so quanti me ne serviranno, io nel dubbio ne faccio 24, dovrebbero essere sufficienti. Ora, questa roba non ha un valore di MC, la posso buttare dentro? No, perché il mio disco è pieno. Ok, me li tengo nell'inventario provvisoriamente. Andiamo a vederci i nostri teleporter, forse finalmente li possiamo fare. Ok, quindi ce li abbiamo, ragazzi. Questi li mettiamo dentro un attimo e ci facciamo tre di questi cosi. Ora, cos'altro mi mancava per fare il nostro replicator? Questo HV Transformer che si fa, mamma mia, iniziamo ad avere davvero una marea di cose che non ho mai visto e che richiedono un bel po' di tempo. Va bene ragazzi, questa mod si sta facendo molto complessa e interessante, ci sarà veramente da impazzire con tutti questi crafting, ma del resto ero stato avvisato che sarebbe stata complicata. Direi che per questa volta è tutto, non vorrei dilungarmi troppo anche questa volta, vorrei cercare di fare un video con una durata abbastanza contenuta possibilmente. E quindi ragazzi, vi saluto qui. Alla prossima. Ciao ciao.